Da molto tempo sognavamo di fare un viaggio in Andalusia, una terra affascinante, la terra del sole e della luce. Siviglia per nascere, Granada per morire, Malaga, i miei amori, come mi ricordo di te. Cadice e un bianco fazzoletto ed un sospiro nella paia. Huelva e Fandango e bandiera d'Arasina fino a Punta Umbria, Cordoba, musulmana e cristiana, Almeria e Mesuliti, uliveti di Caen, quello che rinnega la sua terra, deve essere punito. Il mio orgoglio di essere andalus, figlio di padre e madre nati in Andalusia. L'amore di miei amori, quello che amo di più nella vita, è questa è la mia terra e si chiama Andalusia. Per molti stranieri l'Andalusia è la Spagna e la Spagna è l'Andalusia, terra di gitani e toreri, di sole e flamenco, di città d'arte e paesini senza tempo, abitati da gente dalle usanze esotiche. Tutti questi luoghi comuni hanno contribuito a creare un'immagine dell'Andalusia ben lontana dalla realtà, che è quella di una terra molto complessa, dalla storia antichissima, che fu crogiolo delle civiltà più avanzate del mondo antico. Di nuovo nell'albergo delizioso della prima tappa, il Bahia. Anche a Malaga usiamo la formula molto speciale Hop on Hop Off del City Sightseeing, che ci permette di godere di tutte le attrazioni con maggiore libertà e che regala dall'alto dei suoi autobus, a due piani e scoperti, viste panoramiche eccezionali di Malaga. Prima tappa di oggi, l'Alcazaba. L'Alcazaba è un edificio impressionante costruito tra il VII e XI secolo, dove prima sorgeva una città romana, con le funzioni di fortezza e di palazzo, dove hanno vissuto i governanti della Malaga musulmana. Dalla pianta molto irregolare, tutti gli ambienti sono disposti a diversi livelli per adattarsi alla conformazione del terreno e sono concentrati in due recinti di mura. Il palazzo occupa tre cortili consecutivi. Il primo, chiamato de los Surtidores, riferito agli zampilli della fontana, conserva degli archi del periodo del califfato. La Plaza de Armas, ora un giardino con fontane e un bastione sul lato sud. Era l'ingresso originale dell'Alcazaba. Interessanti le varie porte: Puerta del Vino, uno degli ingressi principali, Puerta della Bóveda, antico ingresso progettato per ritardare l'arrivo dei nemici, Puerta de la Columnas, che mostra come l'uso di marmo di epoca romana sia stato massiccio nella costruzione della fortezza, Puerta de los Cuartos, collegava i due recinti murari, l'inferiore ed il superiore. Puerta del Cristo, deriva da una pala d'altare con una figura di Cristo che si trovava all'interno, nella nicchia ancora oggi visibile, che trasformò lo spazio in una sorta di cappella di strada del XVII secolo. Puerta de Siete Soli. Interessanti anche la Torre del Cubo, da dove partiva il muro difensivo che circondava la città in epoca musulmana. La Torre dell'Armadura Mudéjar, che conserva ancora un soffitto in legno intagliato del XVI secolo. Torre de Maldonado, appartiene alla parte difensiva della cittadella. Prima al suo posto sorgeva l'antica moschea reale. Qui è dove i re pregavano in privato. Fuente della Bagnera, l'acqua esce da un tubo nel muro e si riversa in una bellissima vasca in marmo bianco,
scolpita in un unico pezzo svuotato, la cui unica decorazione sono due grandi maniglie circolari con i relativi sostegni, scolpiti nello stesso pezzo. Un'altra bella fontana, la Fuente del Pes, Fontana del Pesce, composta da una bella vasca e frontale in pietra bianca al cui centro presenta un grande mascherone a forma di pesce. Saliamo sul terrazzo superiore da cui si gode una bellissima vista sulla città. Una veloce visita al museo con varie testimonianze storiche ed un plastico del sito. Questa fortezza-palazzo è uno dei punti di riferimento della città, un luogo molto visitato che combina storia e bellezza nello stesso luogo. Ai piedi dell'Alcazaba è stato ritrovato nel 1951 un teatro romano. La costruzione risale al I secolo, sotto l'impero di Augusto. Fu in uso fino al III secolo. La cavea è a tre ordini di gradinate, con varchi, vomitoria, di accesso ai settori del pubblico. Torniamo in centro per visitare la cattedrale che si affaccia su Plaza dell'Obispo. Non passa certo inosservata. Soprattutto se la si guarda dal castello di Gibralfaro. Stiamo parlando della Cattedrale dell'Incarnazione, un non finito a cavallo tra il XVI e il XVIII secolo, gioiello rinascimentale dell'Andalusia. Cosa manca? La torre campanaria, che avrebbe dovuto guardare a sud ed è il motivo per cui gli spagnoli chiamano questa chiesa La Manquita, termine che deriva da manca, che sta ad indicare che non è completa. Pare che i soldi che servivano alla sua costruzione furono devoluti alla causa dell'indipendenza, nella guerra americana contro la Gran Bretagna. Anche la facciata principale non è completa. Le sue tre navate barocche sono lunghe 97 metri, per una larghezza totale di 62. Percorriamo quella centrale fino in fondo per ammirare gli eccezionali stalli del coro opera di Pedro de Mena, scultore del XVII secolo. Ci rechiamo al Molo 1 per la piccola crociera nella baia di Malaga che partirà alle 17:30. Gli oltre 7.000 metri lineari che compongono le aree di attracco delle banchine del porto di Malaga, consentono di operare con tutti i tipi di traffico. Siamo in largo anticipo e ne approfittiamo per dare uno sguardo a questo meraviglioso waterfront sul porto. Tra i Muelles 1 e 2, si trova il Centro Pompidou di Malaga, il primo centro che il prestigioso spazio parigino apre fuori della Francia. Situato in un edificio multicolore, conosciuto come il Cubo, offre un'esposizione permanente di varie opere della splendida collezione Pompidou di Parigi dei secoli 900 e del 2000. Attraversiamo il Paseo del Parque ed entriamo nel Paseo della Farola fino a raggiungere appunto la Farola, il faro simbolo per eccellenza della città di Malaga. Continuiamo lungo il Muelle 2, dove, in un boulevard con il nome di El Palmeral de las Sorpresas, scopriamo una piacevole area per passeggiare e rilassarci. Un totale di 408 esemplari di palme e altre piante sono stati localizzati in questa zona, intervallati da fontane, insieme ad un pergolato dal design avveniristico che corre per tutta la lunghezza. Si è fatta l'ora per la breve crociera nelle acque della Baia di Malaga, proprio nel cuore del Mediterraneo. Un comodo e moderno ascensore ci porta sul molo d'imbarco. Dalle sue più remote origini fenice, il porto di Malaga ha attraversato l'epoca romana, bizantina, visigota, araba e, dopo la Riconquista, iniziò a diventare un importante polo commerciale, che continua ancora oggi. Saliamo sul battello molto accogliente e fornito di tutti i comfort.
sto battendo in un'altra baia. In un'altra baia, la baia di Malaga. Malaga, Malaga. E il mio amore è nato a Malaga. Abbiamo sottofondo caraibico, comunque. Malaga è sempre bello, però bello veramente. Nulla. Se non sai. Niente. Scusate, qua c'è un bip. Che ho detto un bip. Pensiamo che il nostro viaggio è quasi giunto al termine. Ultima tappa del viaggio. E poi torniamo a Napoli. Va bene? Sì. Ci vediamo presto. Sì. Ciao ragazzi, ciao ciao, come sempre, ciao ciao. Certo, il panorama non è che possa dare tante emozioni, a parte la vista totale della città e della playa della Malagheta. L'orizzonte è spoglio di isole. Non è come da noi a Napoli e in Italia, dove basta girare lo sguardo intorno e vedi tante meraviglie. Comunque c'è la speranza di avvistare qualche delfino, ma niente, saranno in siesta. Facciamo conoscenza con l'equipaggio. Hola, mi nombre es Pedro. Yo soy Iván. Y mi nombre es Raúl. Ok. Come andate la traversata? Bene? Muy bien. Tranquilla, tranquilla, tranquilla. Tranquilla, tranquilla. Abbiamo il coraggio di percorrere tutto il lunghissimo paseo del parco. Ne vale la pena perché abbiamo modo di apprezzare tanti importanti edifici che vi si affacciano. Abbiamo ancora il tempo per ammirare i Jardines de Pedro Luis, dove, in 6.500 metri quadrati di spazio, sono presenti elementi caratteristici della cultura ispanico-moresca e francese. Passeggiando attraverso i giardini è possibile trovare soprattutto aranci, mandarini e cipressi. Interessante la statua del bisnaghero posta in onore di questo curioso mestiere di Malaga, il venditore di gelsomino. Bella la fuente de las Tres Gracias. Ma anche originali arredi urbani. Ci spingiamo fino alla Plaza de Toros de la Malagueta, ma, delusione, è chiusa. Ci contentiamo di ammirare l'esterno. Dopo cena, ultimo giro in centro. L'ultima serata la passiamo sul roof garden dell'hotel, io bevendo una coppa di ottimo vino e bianca un mojito, guardando dall'alto Malaga. Su una parete un bel pensiero sull'oceano. Che vuoi di più da questa stupenda città? L'immenso oceano ha un unico sapore, il sapore del sale. Anche il sentiero della verità ha un unico sapore, il sapore della libertà. La nostra permanenza è giunta al termine. Sono stati dei giorni molto intensi, però ce ne andiamo pieni di esperienze, di sensazioni uniche, di memorie indimenticabili.